Sono sindaco di un paese che si chiama, una città che si chiama Sutri. Il sabato e la domenica è piena di turisti che vanno nei negozi aperti. Sono aperti i negozi e aperto il centro commerciale. Si chiamava Stato liberale. Se poi il giornale è diventato comunista improvvisamente e vuole difendere il piccolo rispetto al... Ma non rompa il cazzo! Sei un comunista! Sei un comunista! Sei un comunista! Sei una zucca vuota! Sei un comunista! Sei un comunista! Sei rincoglionito nel buco del culo! Sei un comunista di merda! Sei un comunista! 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 Sei una merda secca! Sei un comunista! 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 Hai rotto il cazzo! Comunque, te l'avevo detto che è comunista o no? Vabbè, non vorrei che non avesse capito, no? Da lui mi odia i comunisti così, to... Ma non rompere il cazzo! Non rompere il cazzo! Non rompere i coglioni! Beh, piccola sega! Hai rotto il cazzo! Sta facendo una strage! Una strage! Con quella voce di merda. Ma vaffanculo. I piccoli commercianti lavorano anche loro. La domenica lavorano, coglione, lavorano. Ma che cazzo ne sai tu che non hai mai fatto un cazzo in vita tua? Ma vaffanculo. Mai fatto nulla hai tu. Ma dove, perché mi devo mettere in mezzo i coglioni questo scemo? Domani lo chiamiamo Berlusconi, non io, non vado più in televisione, dobbiamo vedere sto coglione di merda. Siccome non capite un cazzo, fate trasmissioni basate su dei principi assolutamente insensati. Andate nei posti, andate a Pienza, andate a Sutri, andate a Tarquinia, andate a Tuscania e capirete che non capite un cazzo. E siete comunisti nel cervello, anche tu caro Porro, anche tu. Comunista. E Berlusconi deve cacciarvi a casa, deve mandarli a casa, quei comunisti di merda che siete. L'unico buono è Meluzzi che è un vescovo, un santo vescovo. Comunque viva la gnocca.